Eccoci arrivati all'ultimo panel, ma l'ultimo non vuol dire il meno importante. È stata una giornata densa di contenuti. L'ultimo panel si intitola La NATO e i suoi piani di difesa dell'Europa. Già in precedenza sul panel, quello delle 1:30, abbiamo parlato del futuro della difesa europea, anche se insomma, il risultato è stato un po' di generale scetticismo. Siamo qui al panel, siamo con il colonnello Roberto Impegno, Stato Maggiore Difesa Terzo Reparto, l'amico Fabrizio Luccioli del Comitato Atlantico Italiano e la senatrice e amica Stefania Pucciarelli, che l'anno scorso ci ha pregiato della sua partecipazione qui al primo, battezzato il primo convegno difesa del Machiavelli, per cui la ringrazio di essere qua con noi e già sottosegretario alla difesa. Nato oggi, allora parto con le stellette. Dove siamo alla luce insomma del conflitto in Ucraina? Abbiamo affrontato oggi tutta la questione sulle priorità che guardano diciamo la parte est in questo momento per evidenti cose, ma per il conflitto tra Israele e Hamas, per forza di cose, c'è anche una forte presenza soprattutto degli Stati Uniti in tutta l'area circostante sia il Mediterraneo orientale che il Mar Rosso e le proiezioni. Come si guarda alla difesa dell'Europa e qual è lo stato dell'arte dal punto di vista italiano, naturalmente? Onorevole, intanto grazie per avermi ceduto la parola e grazie anche al presidente Scalea per aver voluto organizzare questo incontro, secondo me molto utile per discutere di cose certamente attuali. Comincio da una domanda: quanti di noi prima del 24 febbraio 2022 pensavano effettivamente che la Russia avrebbe fatto quello che poi ha fatto? Non tanti. La NATO invece già iniziava a crederlo, ha iniziato nel 2014 e forse questa è stata anche, diciamo, lo diceva il generale Lanza stamattina, parte del successo della prima resistenza ucraina. La NATO già nel 2014, nel summit del Galles, ha iniziato a ripensare alle proprie forze in prontezza, ha varato quello che è noto come il Readiness Action Plan, sostanzialmente rimette in prontezza tutte le forze della NATO, le rivaluta, inizia a parlare anche di Sud, col framework per il Sud, nella convinzione molto spinta, molto portata avanti anche da noi italiani, che diciamo il fronte est sia un unicum con il fronte sud, che la dinamica competitiva e di conflitto riguardi non solo l'est ma anche il sud, con 8 colpi di stato nell'ultimo periodo solo nell'area del Sahel. Insomma, credo che solo questo dia un po' la cifra di quanto il conflitto russo-ucraino abbia anche degli spillover nei Balcani, ma anche nel Nord Africa e in Medio Oriente. Summit di Varsavia 2016, evento molto importante. Lì effettivamente si rafforza la postura di deterrenza e difesa della NATO. Vengono varati e approvati con l'Enhanced Forward Presence 4 battle group della NATO, Lettonia, Estonia, Lituania e Polonia. E poi soprattutto si inverte una tendenza che diciamo continuata nel tempo dalla caduta del muro di Berlino fino al 2012, cioè la riduzione dei comandi della NATO Command Structure e delle forze della NATO in Europa. Si inverte questo processo e anzi la NATO approva due nuovi comandi, in particolare la creazione di due nuovi comandi, il Joint Force Command di Norfolk, che deve guardare a tutta la parte dell'Atlantico,
e anche all'Artico, per quello che le nuove vie di comunicazione possono significare per la sicurezza del nostro continente, ma anche per quello che vuol dire lo sfruttamento delle risorse di quelle terre. E l'altro comando sicuramente interessante, che dà un po' il polso anche di come la NATO stia ripensando la sua struttura, è il Joint Support and Enabling Command in Germania, Ulm. Cosa fa questo comando? Prepara tutta l'area logistica delle operazioni. Quindi di fatto la NATO ha in mente anche di richiamare a sé una serie di competenze di preparazione logistica che invece erano e sono ancora appannaggio delle nazioni, ma la NATO anche sulla parte logistica vuole ampliare la sua sfera di influenza e ne ritiene che sia importante. Si inverte anche il PI della NATO, il peace establishment, cioè la struttura, il personale della NATO che negli anni è andato via via riducendosi, c'è un'inversione dopo Varsavia, invece c'è un trend che è in salita per tutte le forze armate. Quindi l'altra cosa che avviene nel 2016 è la creazione dell'Hub for the South a Napoli, collaterale al JFC Naples. Viene creato l'Hub per il Sud, che deve in qualche modo aumentare la situation awareness di quello che succede in Africa e eventualmente creare anche gli strumenti per influenzare quello che appunto avviene in un continente certamente vicino e certamente non privo di tensioni. 2022, Madrid, vertice dei capi di Stato e di governo dei paesi della NATO, in piena crisi ucraina. La NATO vara il nuovo concetto strategico dell'alleanza, che sostanzialmente identifica due minacce per l'alleanza. Russia, che viene effettivamente espressamente nominata come una minaccia per la sicurezza dei paesi dell'alleanza, e il terrorismo. Tra l'altro, altra cosa che sottolinea il nuovo concetto strategico della NATO, che l'Europa non è più un continente in pace. Definisce anche quali sono le cose che la NATO deve prepararsi a fare, quelli che vengono chiamati tre core task della NATO. Primo, deterrenza e difesa. Se vogliamo evitare che effettivamente vi sia un conflitto, dobbiamo preparare quegli strumenti che in qualche modo deterrono, cioè evitano che ci possa essere un'aggressione. Nel caso, speriamo mai, di un'aggressione, dobbiamo avere quegli strumenti che velocemente, da situazioni di pace, ci possono portare a conflitto e a ingaggiarci in un conflitto, che speriamo, come detto, non succeda mai, ma anche la nostra capacità di preparare le forze oggi, io credo, è funzionale anche ad evitarlo. Nel concetto appunto di deterrenza. Altra cosa che la NATO appunto sostiene, vanno supportati anche gli altri due core task, che sono quelli della sicurezza cooperativa, allargare la proiezione di stabilità, in questo senso interessare anche i paesi limitrofi, dal Nord Africa ai Balcani, per proiettare stabilità e poi fare anche prevenzione ed eventuale gestione delle crisi. Quindi questo deve fare la NATO. Deterrenza e difesa, prevenzione, gestione delle crisi, proiettare stabilità attraverso partenariati, la open door policy, tutti quegli strumenti più prettamente diplomatici che servono a creare le condizioni di stabilità nel nostro vicinato. Lo deve fare con un approccio a 360 gradi, cioè difendendoci da ogni direzione strategica da dove dovesse appunto provenire il rischio per i nostri cittadini. La NATO agisce su tutti i livelli e i domini, rafforzando la propria postura di deterrenza e difesa. Sul dominio terrestre va avanti, rafforzando appunto con altri quattro battle group tutto il fianco est: Bulgaria, Romania, Slovacchia e Ungheria. Tra l'altro l'Italia in Bulgaria è framework nation, quindi è la nazione principale di supporto al fianco est. Abbiamo una partecipazione molto ampia anche in Ungheria, battle group che al vertice di Madrid vengono anche identificati come potenzialmente scalabili fino a brigata, quindi 8 battle group con un impegno appunto importante. Questo vuol dire anche esercitazioni, lavorare sull'interoperabilità, la catena di comando e controllo e quant'altro. Dominio marittimo, vengono rafforzate la flessibilità e la modularità delle Standing Naval Forces, a cui l'Italia ovviamente partecipa con la nostra Marina Militare, sia all'SNMG, che è lo Standing Naval Force che guarda al Mediterraneo, e anche a quello che guarda le misure di
contromina, e anche nel dominio aereo ovviamente viene tutta rafforzata la postura di deterrenza e difesa, alla quale noi già partecipiamo come aeronautica militare in modo particolarmente, lasciatemelo dire, importante. Noi già in tempo di pace facciamo l'interim air policing, cioè difendiamo lo spazio aereo di Slovenia, Macedonia, Montenegro e Albania. Già lo facciamo, ora siamo, diciamo, è in corso una negoziazione, eventualmente lo faremo anche per la Croazia, e già in tempo di pace. Poi supportiamo l'air policy anche in Islanda, con vari turni di difesa aerea. Il 30 novembre abbiamo fatto invece l'enhanced air policy, cioè quella che guarda un po' più all'est, l'abbiamo terminata in, se non ricordo male, in Lituania, e abbiamo cominciato dal 1 dicembre la nostra postura di difesa a supporto della NATO in Polonia dal 1 dicembre con gli F-35. Diciamo un supporto che l'Italia dà importante alla coalizione dell'alleanza, che guarda a forze schierate ad est, ma che ritiene che l'area di confronto sia a 360 gradi, e quindi richiama l'alleanza anche a guardare alle aree che invece sono più prospicienti il nostro territorio, quindi quella dei Balcani e quella del Nord Africa e del Sud Europa. La NATO nel frattempo, oltre a rafforzare la postura di deterrenza e difesa, vara nuovi piani, il SASP, che è il piano strategico di tutta l'area di operazione del SECURE, al quale vengono affiancati 7 piani di dominio, i Strategic Subordinate Plans, dominio aereo, navale, marittimo, cyber, forze speciali, spazio e rinforzo. Queste sono le aree che in qualche modo la NATO rafforza. Vengono approvati anche i nuovi piani regionali col vertice di Vilnius 2023, i nuovi piani regionali con 3 aree di responsabilità affidate ai 3 Joint Force Command, il Joint Force Command di Norfolk, che guarda all'Atlantico e alla parte nord dell'Europa, il Joint Force Command di Naples, che ha una funzione fondamentale nella struttura di comando e controllo della NATO, guarda a sud, e l'area a cui ovviamente, perché qualcuno diceva la geografia è importante, guarda in particolare l'Italia, che contribuisce in maniera importante al piano regionale del sud-est, e all'area, e il terzo piano regionale è quello che guarda al centro. I piani della NATO rimettono in campo e sincronizzano i piani NATO con i piani di difesa nazionali, guardano alle forze, alle catene di comando e controllo, alla prontezza delle forze e anche al tema delle capacità, con un occhio rinnovato che appunto guarda non solo e non soltanto a operazioni di crisi, ma anche eventualmente a attività di difesa da un peer competitor o un near peer competitor. All'atere dei piani c'è una nuova struttura delle forze della NATO con nuovi livelli di prontezza. Le forze della NATO sono divise in 3 livelli di prontezza, vengono chiamati tier. 0-10 giorni parliamo di circa 40.000 unità, prontezza da 10 a 30 giorni 200.000 unità, prontezza da 30 a 180 giorni 500.000 di persone. Quindi un impegno fondamentale della NATO. Il paragone è un po' forzato, ma fino a prima della Russia noi lavoravamo sull'NRF 40.000 persone, ora stiamo parlando di 800.000 persone, in qualche modo in prontezza variabile, ma uno sforzo importante. C'è anche il costrutto dell'ARF, la Live Reaction Force, che è una forza invece che può agire anche fuori dai piani a 360 gradi, anche in contesti di crisis response operation, alle quali l'Italia è particolarmente dedicata, tant'è che dal 2024 al 2027 proprio l'NRDC Italia a Solbiati Olona svolgerà il ruolo di ARF per la NATO. Quindi un impegno assolutamente importante delle nostre forze armate all'interno della NATO, nella quale ovviamente è inutile dirlo, noi crediamo fortemente, è sostanza, è pilastro della nostra difesa. La tensione che ci sarà di qui a Washington, il prossimo vertice dei capi di Stato e di Governo, sarà sull'eseguibilità dei piani, quindi sulla capacità di mettere le forze a servizio della NATO nei piani. Siamo già a buon punto, qualche lacuna nell'aspetto
logistico, di cui hanno parlato anche i miei illustri predecessori questa mattina, e anche nel campo della difesa aerea. Dobbiamo ancora lavorare su alcuni punti in questo senso. In conclusione, certamente ci sarà chiesto un impegno maggiore, non tanto dalla NATO, ma forse fortunatamente dalla NATO, ma ce lo richiede il contesto geostrategico nel quale noi stiamo vivendo. Ma su questo l'avete detto certamente meglio di me prima, durante tutta la giornata. E il nostro impegno dovrà essere quantitativo e qualitativo. Quando pensiamo all'impegno dal punto di vista quantitativo, certamente ci sarà una spinta a devolvere maggiori risorse, 2% del PIL o meno, non lo so, ma maggiori risorse in qualche modo ci vengono chieste di qui al 2028, ad aumentare la nostra capacità operativa di essere in grado di intervenire nei teatri laddove necessario. Dal punto di vista invece qualitativo c'è una spinta ad avere forze maggiormente deployable, questo lo vogliamo anche noi nell'ambito di un costrutto che sia solidale a 360 gradi all'interno dell'alleanza. Vantaggio tecnologico, la NATO, il mondo occidentale ancora vanta un vantaggio tecnologico, ma che sta via via assottigliandosi, e invece dovremmo continuare a mantenerlo. Questo chiaramente implica risorse, implica qualità, know-how e così via. E i partners, agire anche sui partners. Per quanto riguarda l'impegno tecnologico, certamente anche per l'uniforme che porto non posso non citare, visto che è stato anche già ampiamente citato questa mattina, il JCAP, il progetto tecnologicamente forse più avanzato delle forze armate, che è un sistema di sistemi, e pertanto non è soltanto un aeroplano, ma più a temi che alla velocità di un aeroplano si guarderà la capacità di acquisire informazioni, di replicarle e soprattutto di elaborarle attraverso l'intelligenza artificiale. Noi ancora riteniamo, credo giustamente, che ci debba essere sempre l'uomo nel loop, però l'uomo va aiutato con la capacità, attraverso la gestione di dati e dell'intelligenza artificiale, di avere informazioni fruibili per l'uomo in tempi molto rapidi, e il JCAP è anche questo. Per quanto riguarda i partenariati, certamente dobbiamo agire non soltanto con la NATO, ma anche con l'Unione Europea, attraverso comprehensive approach, ha anche tante altre leve. La NATO ha più leve militari, l'Unione Europea ha tante altre leve che devono però essere messe in sinergia. Noi supportiamo in ambito NATO e in ambito Unione Europea il concetto del single set of forces e della coordinazione tra la NATO e l'Unione Europea. E pertanto salutiamo con piacere la terza dichiarazione di cooperazione NATO-Unione Europea. So che il professor Lucioli la chiamerà la quarta dichiarazione, perché di fatto così è, ma certo al di là di come la chiamiamo, è importante che l'Unione Europea e la NATO guardino alle minacce che provengono anche dal sud, da un'area certamente non stabile, un'area dove la food security è un issue, è un elemento da considerare, e certamente al vertice di Washington prossimo si parlerà di postura rafforzata dei piani, di eseguibilità dei piani, ma anche attraverso un gruppo di esperti che è stato nominato nel vertice di Vilnius di Sud, e di come affrontare il tema dello spillover, cioè degli effetti a margine del conflitto russo-ucraino. Grazie, grazie colonnello. Ci ha riassunto le attività di quello che ha fatto l'alleanza, insomma, tra i vertici di Madrid, di Vilnius, quanto è avvenuto e quanto ci possiamo aspettare dal prossimo vertice di Washington. E rubando pochi secondi a Fabrizio Lucioli, in parte ci ha anche risposto alla domanda di oggi: a che punto sta la difesa europea? Intanto la NATO si è portata molto avanti sulla parte di
difesa europea, credo che insomma questa velocità di esecuzione sia ancora un po' così latitante. Fabrizio Lucciolli segue da sempre tramite il Comitato Atlantico Italiano le evoluzioni della NATO, quindi qual è il tuo punto di vista su questa non piccola trasformazione o, se si vuole, profusione di maggiore impegno della NATO, ben descritto dal colonnello Impegno? Grazie, innanzitutto grazie al Centro Machiavelli che ha organizzato questa giornata veramente straordinaria per la qualità, non parlo del sottoscritto ma delle persone che sono intervenute prima e che interverranno adesso. E ringrazio il colonnello Impegno perché ha fatto una presentazione di una sintesi eccellente che io non sono in grado di fare e che sposo in toto, e quindi anche per lasciare spazio a chi mi segue più autorevolmente farò solo qualche commento alla rappresentazione perfetta che è stata data. Si è parlato di trasformazione. Beh, la caratteristica dell'alleanza è quella del suo adattamento. E spesso trasformazione è un termine che da noi, rispetto al termine anglosassone, dà un senso quasi di cambiamento totale, mentre in realtà transformation nel senso anglosassone dà più il carattere evolutivo di un determinato processo. Perché dico questo? Perché molto spesso da noi le pubbliche opinioni sono state disinformate dicendo: beh, la NATO ha finito il suo ruolo con la caduta del muro di Berlino, che senso ha oggi un'alleanza? Beh, se andiamo a vedere, l'alleanza sta sempre lì a fare lo stesso scopo e finalità del 4 aprile del 1949, quando si siglò quel trattato che andiamo a celebrare a luglio dell'anno prossimo nel suo 75esimo appunto anniversario, ovvero difendere i nostri cittadini, più o meno 1 miliardo della comunità euroatlantica, ogni centimetro dei nostri territori, ma soprattutto quel sistema di valori che è il tessuto connettivo delle nostre società libere, democratiche e quindi anche aperte. Parlavamo delle tecnologie civili e militari prima, e quindi anche più vulnerabili rispetto a società autocratiche gestite in maniera autoritaria, più vulnerabili a quelle guerre cognitive di cui Amorosi e Pierre Bon parlavano prima, e che vediamo appunto ogni giorno nel bombardamento che abbiamo sulle nostre notizie, che fanno sì che fino al 23 di febbraio io e pochissimi altri eravamo quelli che ritenevano che l'invasione ci sarebbe stata. E dico questo perché lo dicevo insultato in diversi dibattiti all'epoca radiofonici piuttosto che televisivi. E dove ci troviamo? E che cosa, se posso appunto fare un commento all'excursus perfetto che è stato appena fatto. Fino al 23 febbraio, anzi immediatamente dopo, autorevolissimi analisti, qualcuno credo che è passato oggi anche qui, ritenevano che la NATO cercasse di tornare a una guerra fredda, che noi fossimo di nuovo alla guerra fredda. Purtroppo, sottolineo purtroppo, non è così. Gaza ce lo ha barbaramente ricordato. Quelle che io chiamo le eleganti semplicità della guerra fredda non ci sono più. Quel mondo bipolare dove comunque scritto e non scritto alcune regole erano rispettate, oggi non le abbiamo. Abbiamo un'anarchia internazionale in cui non c'è più, qui c'è il generale Battisti che presiede l'istituto di Sanremo, non c'è più il rispetto di quelle che sono le regole fondamentali del diritto umanitario nei conflitti armati, non c'è più alcuna... diamo per scontato, quando guardiamo mentre ceniamo i nostri telegiornali, che alcuni personaggi senza mostrine, senza una bandiera di riferimento perlomeno formale, possano mettersi insieme, invadere un paese e reclutare mercenari dentro le carceri piuttosto che nei manicomi, imbottirli di crack e mandarli ad invadere un altro paese. Ovvero quello che era
la prerogativa di uno Stato, ovvero l'uso della forza organizzata, oggi per esempio è una regola che noi diamo così, per superata. Ecco, allora il ritorno a quel sistema di regole del diritto internazionale su cui si è fondato, si può discutere o meno l'International Liberal Order, eccetera, credo che sia il fondamento di quella sfida che oggi ci troviamo a fare e che lega, al di là dei piani regionali e dell'Europa di cui stavamo parlando in questa sessione, vogliamo parlare in questa sessione, lega secondo me un Occidente che non dobbiamo più guardare forse con i limiti geografici, dobbiamo più guardare con l'appartenenza valoriale, e quindi dobbiamo guardare un Occidente che magari trova delle connessioni forti con l'Oceania, con l'Australia, con la Nuova Zelanda, piuttosto si parla degli aspetti tecnologici col Giappone, mi viene da dire anche con la Corea del Sud e con altri paesi che sono legati quindi da un sistema più valoriale rispetto che geografico. Vengo a una delle conclusioni. Ciò che è stato tratteggiato dal colonnello Impegno ci indica come questo mondo e questi compiti che la NATO ha si trova ad affrontare. Alcune sono minacce, altre sono sfide imponenti. Per la prima volta il concetto strategico dell'Alleanza Atlantica della NATO indica la Cina come una sfida di riferimento e come un rivale sistemico. Ecco, questo ci deve far riflettere su quelle, e lo dico qui in una sede politica, su quelle che sono le risorse di cui noi abbiamo bisogno, perché se andiamo a guardare, qui non ripeto la storia che è stata tratteggiata prima, i compiti che l'Alleanza ha avuto nel corso dei suoi 75 anni, vediamo che aveva nel corso appunto dei diversi decenni cambiato compiti e aveva per i primi 40 anni durante la Guerra Fredda affrontato dei compiti tipicamente di difesa collettiva che guardavano ad est, come quelli che oggi stiamo affrontando in Ucraina. Poi, caduto il muro di Berlino, sono scoppiate, il concetto di sicurezza si è ampliato assumendo sempre nuove dimensioni, quelle dell'instabilità per esempio dei Balcani ci hanno ricordato che la NATO si è trovata a compiere dei compiti di gestione delle crisi che richiedevano quindi proiezioni delle forze al di là dei confini geografici dell'alleanza per compiere lo stesso ruolo e finalità, ovvero mantenere la stabilità e la sicurezza dei nostri cittadini e delle nostre società. Ma ecco che abbiamo proiezioni di forze, proiezioni di stabilità con partenariati che in alcuni casi, guardando ad est, prefiguravano poi le richieste di adesione. A me, più che di allargamento, mi piace guardarle in questa prospettiva. La NATO e l'Alleanza accoglie delle richieste di adesione che provengono da paesi che vogliono appunto raggiungere l'alleanza. Oggi noi, se guardiamo lo scenario che abbiamo, ci troviamo che la NATO si trova a compiere sia compiti di difesa collettiva e allo stesso tempo impegni di gestione delle crisi quando guardiamo a sud, e questo è particolarmente vero per un paese come l'Italia che si proietta con 8.000 km di coste, adesso pare che sono diventati 11.000 qualcosa di più, ma comunque sia siamo proiettati in una regione di questo Mediterraneo che noi intendiamo in una maniera anche allargata, che è quello foriero di maggiore instabilità, e non da oggi, perché se andiamo a vedere negli anni passati vediamo che le vere minacce dall'Europa, cioè gli attentati terroristici, ci sono prevenuti da sud, non da est. Quindi è un qualcosa a cui dobbiamo guardare con particolare attenzione, e lo stiamo facendo. E adesso c'è un esercizio che è stato accennato prima dal colonnello Impegno, di un gruppo di esperti dove c'è un italiano, il generale Nardi, che dovrà sviluppare delle proposte, un paper entro pochi mesi, un paio di mesi, da sottoporre al segretario generale per l'approvazione di una ministeriale NATO in primavera, e qualora appunto venga definito in quei tempi, e poi per essere approvato dai capi di Stato e di Governo a luglio a Washington. Su questo ci stiamo impegnando,
domani, io in queste ore sono molto impegnato con un military forum che si terrà alla base della città militare della Cerchignola, e nei prossimi 2 o 3 giorni, molto importante per tutti alcuni aspetti su cui l'Italia svolge un ruolo di eccellenza, che sono quelli di Security Force Assistance, che tutte quelle attività prima, durante e dopo una situazione di crisi e se non di conflitto, di supporto alle forze locali, alle forze di sicurezza in aree di crisi. E su questo ci stiamo dedicando, ma non è solo questo che ci dà la complessità, quindi non è solo il fatto di compiere compiti di difesa collettiva, compiti di gestione delle crisi allo stesso tempo, ma è stato accennato, noi oggi abbiamo nuovi domini operativi, quello cibernetico, quello dello spazio non cibernetico ma vero e proprio, appunto solo poche ore fa c'è chi minacciava e lanciava satelliti militari nello spazio, e al di là di cyber spazio, se non un dominio, sicuramente dobbiamo guardare a cosa succede nell'underwater, a cosa sta avvenendo in quell'area sommersa dove transitano tutti i cavi da cui transitano appunto i nostri dati, le nostre transazioni delle nostre borse a livello transatlantico, piuttosto che tutti i flussi di energia che servono per mantenere e alimentare le nostre industrie, delle nostre economie, delle nostre società. E la complessità richiede quindi risorse, sono minacce e sfide che oggi ci arrivano, a differenza del passato, con una velocità in tempo reale per quanto riguarda la minaccia cyber, che può avere degli impatti cinetici, ma anche con una velocità ipersonica quando guardiamo lo sviluppo delle nuove tecnologie dirompenti su cui dobbiamo mantenere una primazia tecnologica. Questo lo possiamo fare solo lavorando insieme come comunità euroatlantica e transatlantica, evitando quindi di disperdere energie. Per esempio il munizionamento, il semplice munizionamento e forniture di munizionamento all'Ucraina ne sono un chiarissimo esempio, cioè la Corea del Nord ha fornito un quantitativo di munizione pari a quello che l'Europa ha promesso all'Ucraina, la Corea del Nord alla Russia lo ha fornito in tempi molto rapidi, l'Europa non è in grado di farlo ancora. Ecco, noi forse per le divisioni, per le frammentazioni che abbiamo nelle nostre industrie eccetera, ma questo è vero anche sulla ricerca tecnologica, e quindi dobbiamo unirci tecnologicamente su questo, avere un rafforzamento del rapporto NATO-Unione Europea. A proposito del Security Force Assistance, io sto proponendo per esempio come 75esimo tavolo di coordinamento fra NATO-Unione Europea che ci sia un tavolo di quel tipo. Abbiamo avuto l'esperienza del Berlin Plus, degli accordi per cui l'Unione Europea poteva fare riferimento e accesso a delle capacità dell'Alleanza Atlantica. Forse oggi non dico che si debba fare un Berlin Plus al contrario per fare ricorso a certe risorse civili, economiche, eccetera, tipiche dell'Unione Europea, proprio per quell'approccio sinergico e comprensivo di cui abbiamo bisogno guardando soprattutto al sud, ma credo che dobbiamo essere insieme più con un approccio appunto sinergico e comprensivo. Chiudo dicendo un dato che riguarda la sollecitazione in una sede parlamentare per quanto riguarda le risorse finanziarie. Teniamo presente che questo, si parlava di prontezza e di numero maggiori di risorse, di forze armate, di capacità e così via. Tutto questo richiede anche per esempio delle esercitazioni che sono molto più imponenti, per fortuna non avendo più operazioni all'estero particolarmente impegnative, anche se il ritiro da alcune di queste rimane una macchia che ci peserà come credibilità moltissimo negli anni a venire. Perché dico questo? Perché le esercitazioni, e qui il colonnello Impegno potrà dirlo meglio di me, vengono a pesare sul bilancio ordinario della difesa in una maniera spaventosa, molto più di quanto non fosse un certo tipo, se vogliamo, tra virgolette, di esercitazioni che prima le nostre forze armate facevano operando all'estero, quindi con dei decreti, leggi sulle missioni internazionali, eccetera. Adesso questo processo si è invertito e quindi c'è un peso maggiore su esercitazioni molto importanti che riguardano appunto quelle prontezze di cui si parlava prima, che richiedono quindi maggiori capacità, maggiori risorse, e occorrerà che anche in prospettiva, negli appuntamenti elettorali europei e non,
che in prospettiva si dovessero avere, anche la parte politica informi, noi cerchiamo di farlo con la società civile, ma informi i propri elettori su quelle che sono queste esigenze fondamentali per dare quella cornice di sicurezza essenziale affinché anche lo sviluppo economico possa continuare ad avere luogo nei nostri paesi. Grazie. Grazie Fabrizio anche degli spunti che ci hai dato. Due commenti veloci. Uno, bisogna dopo il panel precedente bisogna aggiungere il dominio della mente, perché la guerra cognitiva diventerà sempre più importante. L'altro, una considerazione proprio specifico sul munizionamento. L'Europa ha sistematicamente smantellato tutti gli impianti di produzione di munizioni di ogni tipo negli ultimi 30 anni. Questo è quello che è stato fatto, e poi quindi non sorprende che oggi prendere un commitment di tot numero di munizioni da consegnare, e poi dopo non si riesce a farlo. C'è stato un trend chiaro, netto, dovuto forse anche dalla fine della guerra fredda, da tutto quello che vogliamo, però avevamo una capacità produttiva che abbiamo sistematicamente smantellato. Ricordo gli inglesi addirittura mandarono a produrre tutto in Sudafrica per poi accorgersi che insomma non era proprio la cosa più sicura da fare, e quindi hanno rimpatriato una parte della produzione. Hai chiamato in causa la parte politica, quindi essendo io oramai fuori dall'agone politico, pur rimanendovi vicino, chi meglio della senatrice Pucciarelli, che ha avuto l'onore e soprattutto l'onere di stare nel Ministero della Difesa come sottosegretario, di darci su tanti spunti, dalla trasformazione della NATO a quanto ha sollevato l'amico Lucioli e tutta l'attività di diffusione nella società delle tematiche della sicurezza e della difesa, qual è il punto di vista della politica oggi sulla NATO e le sfide che attendono la NATO, ma che attendono anche tutte noi come società civile. A te, sì. Intanto grazie per l'invito, e grazie anche a chi mi ha preceduto in questi due interventi, che sono stati molto interessanti. Da parte del colonnello, quella che è stata la rappresentazione di tutta l'organizzazione della NATO, e poi invece anche la parte che riguarda un po' la strategia e quelli che possono essere gli scenari futuri. Quello che è chiaro è che oggi è evidente che abbiamo bisogno di risorse. Tra l'altro nel vertice di Vilnius si è parlato di un 2% non come obiettivo finale ma come base di partenza, perché effettivamente le sollecitazioni che ci arrivano oggi da quello che è in primis la guerra in Ucraina e in ultimo quella legato al conflitto tra Hamas e Israele rende evidente quanto la pace sia realmente minacciata tutti i giorni. E ci siamo ritrovati impreparati, in modo particolare impreparati nella guerra in Ucraina. In questo si è trovata impreparata anche la NATO, perché noi abbiamo assistito oggi ad una guerra di artiglieria, e quindi ci siamo ritrovati sprovvisti di artiglieria. Il problema di dismissione dell'industria, della produzione di munizionamento non ha riguardato solamente l'Europa, ma ha riguardato anche gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti nel 1951 aveva 86 industrie che producevano munizionamento, si è ritrovata ad averne 8, quindi il problema è un problema generale. Noi come Europa riusciamo a produrre 230.000 munizioni all'anno, il conflitto in Ucraina ne richiede 250.000 circa al mese. Quindi abbiamo un problema legato anche a quello che è l'approvvigionamento di materie prime, perché ce lo dobbiamo dire, noi siamo pronti per l'organizzazione e quant'altro, ma abbiamo un problema di organizzare la produzione di nuovo materiale di armamento. Un esempio: la Germania ha ordinato 18 carri armati di nuova generazione e avrà necessità di 2 anni per avere la fornitura. 18 carri armati nel conflitto in Ucraina durerebbero un paio di settimane. Questi sono i numeri. E in tutto questo mi verrebbe da dire
che dietro, che gestisce poi anche diverse crisi, c'è comunque la parte economica, perché noi oggi comunque siamo dipendenti quasi tutti a livello europeo, ma anche Stati Uniti, dalle materie prime che sono in numero sempre più decrescente e con un numero invece maggiore di richiesta. Dipendiamo da Cina, da India, Sudafrica, Africa nel suo complesso, e con gli stessi paesi che si stanno, dal mio punto di vista, organizzando. Mi viene da pensare i BRICS che hanno ipotizzato la possibilità di pagamenti in una moneta propria. Cina, che in tutto questo fa un po' da regista, perché l'abbiamo vista sia nel tentativo di andare a dichiarare una tregua per il conflitto in Ucraina, Cina che al momento non si è espressa sulla questione Hamas, si è espressa l'India, però l'India ha tutto un altro interesse in questo, perché l'India con i patti di Abramo ha l'interesse a far sì che con una propria posizione possa essere quella riferimento a un nuovo asse per quanto riguarda i nuovi traffici economici, quindi abbiamo anche questo fattore. Abbiamo delle popolazioni che sono estremamente in difficoltà, che sono alla fame, che possono andare a non far controllare quelli che sono dei conflitti in atto, in modo particolare quello legato alla Palestina, che possono andare al di fuori di questo perimetro, perché le popolazioni sono, faccio l'esempio del Libano, noi abbiamo comunque la presenza della missione MIBIL per il mantenimento della pace, missione che sarà organizzata per una modifica di un intervento in quell'area, ma comunque attraverso Hezbollah la popolazione, Hezbollah funge da ammortizzatore sociale. Quindi in questo anche l'Europa si deve interrogare quale dovrà essere il proprio ruolo nel prossimo futuro, di un organismo che rimane pressoché statico, con delle programmazioni che vedono magari uno spazio temporale di 2, 3, 4, 5 anni, quando in realtà dovrebbe velocemente andare a modificare quella programmazione nei programmi per andare a far fronte ed intervenire dove ci sono delle emergenze legate alla fame. Quella del Libano, per esempio, a me è una situazione che preoccupa. E quindi ti trovi con delle popolazioni che sono ostaggio, poi vedi come Hamas, proprio perché in quei contesti c'è la fame. Il problema della Cina è un problema preoccupante, sì, perché abbiamo visto quanto è assertivo in tutti gli scenari nei quali si presenta. Mi è caduto l'occhio su questa dépliant dove qui vanno alla caccia dei piloti, quindi loro cercano di penetrare in tutti i mercati e andando comunque ad accaparrarsi tutte quelle che sono le materie prime. L'abbiamo visto con quelle che hanno e quelle che non hanno se le procurano, l'abbiamo visto con il Covid. Il giorno dopo, finita la pandemia, loro erano i detentori di tutte quelle che erano le materie che poi sono schizzate, che hanno fatto sballare tutti i prezzi. Quindi che cosa penso? La NATO dovrà fare sicuramente da collante, dovrà fare da coordinamento con l'Europa, perché discorso di collaborazione, di complementarietà è necessario proprio per la salvaguardia di quelli che sono gli equilibri mondiali che oggi sono messi in discussione, perché c'è veramente una repentina modifica di quelli che sono gli equilibri geopolitici. E veramente oggi la velocità è veramente importante. In tutto questo dovremo farci anche un'analisi, perché il giorno dopo l'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina abbiamo subito parlato di autonomia, abbiamo iniziato a parlare di quello che era l'analisi dei nostri gap capacitivi, di non dover continuare nelle duplicazioni, a far sistema. Però in tutto questo quello che viene a mancare, quantomeno a livello europeo, è la parte della politica estera. Perché finché noi non avremo una politica estera comune,
sinceramente non so quale prospettive e quali obiettivi ci daremo come Europa da dover coordinare con la NATO. Leggevo notizie di due giorni fa, Macron assieme a Erdogan che ipotizzano la spartizione con Hamas, parlando di Hamas, due stati, Hamas e Israele. Non possiamo parlare di Hamas, Hamas è un'associazione terroristica, quindi viene da chiedersi che futuro avremo se non iniziamo a ragionare veramente su una politica estera comune a livello europeo. Il fattore Turchia è un altro fattore che dovrebbe farci interrogare, perché Turchia, paese membro fino a poco tempo fa con l'ambizione di entrare in Europa, oggi con le dichiarazioni a favore di Hamas, come dovremmo gestire il fenomeno Turchia? E in tutto questo effettivamente abbiamo il tema del Mediterraneo allargato, di tutti quelli che sono poi anche gli interessi nazionali nostri che passano attraverso quello che, come è già stato detto prima, sotto il mare, tutti i nostri interessi sono veramente sotto il livello del mare. Quello che è il tema dell'underwater è un altro tema su quale investire. Il 12 dicembre ci sarà la presentazione del polo nazionale dell'underwater a Spezia, ma anche in quel contesto abbiamo bisogno di risorse. Quelle che sono state messe oggi sono troppo poche, perché si parla di 2 milioni a bilancio nel bilancio dello scorso anno per il polo. Con quella risorsa si va ben poco distante. Quindi quello che è necessario oggi, sì, risorse nell'investimento della difesa, farlo capire alle persone non è facile, perché le persone lo capiscono il giorno dopo, la difesa interviene per gestire emergenze, perché l'hanno il giorno dopo il Covid, con l'aiuto che è stato dato da parte della difesa c'era un'altra opinione. Oggi secondo me si inizia nuovamente a dimenticarlo. Oltretutto poi una cattiva politica che mette in contrapposizione quelli che sono gli investimenti in ambito difesa rispetto a quelle che invece sono altre necessità da parte dei cittadini, è una politica che è di basso livello, però ci dobbiamo far conto tutti i giorni. Quindi sta a noi, anche attraverso quelle che sono queste iniziative, far veicolare quello che veramente è il rischio del nostro futuro, è quello di veramente avere degli scenari bui che non, oggi non possiamo ipotizzare, perché ci sono troppe scintille che stanno scoppiando in diverse parti del mondo, e quindi noi dobbiamo essere pronti, ma le nostre forze armate le sono, ma dar loro la possibilità di poter avere le giuste dotazioni, il giusto armamento per poter adempiere al loro mandato nel migliore dei modi, anche perché un detto dice che non si possono fare le nozze con i fichi secchi. Quindi oggi è il momento di responsabilità da parte di tutti noi, in modo particolare io sposo e condivido quella che è la richiesta del Ministro della Difesa in ambito europeo di far non rientrare le spese della difesa in quello che è il debito, in quello che è il patto di stabilità, ma in virtù del fatto che il 2% è un accordo che noi abbiamo fatto, e per quell'accordo, se noi vogliamo adempiere in base a quello che è il nostro debito pubblico, o questa cifra non viene considerata nel patto di stabilità, nel nostro debito pubblico, noi non riusciremo mai ad arrivare al 2% e non ci riusciremo neanche nel 2028. Quindi la sfida sta in questo: con la difesa si va a proteggere non solamente le vite dei cittadini, ma si va a proteggere la nostra economia e il futuro dell'Italia, e non solo. Grazie. Grazie alla senatrice Pucciarelli per anche la parte finale, insomma, che ci fa molto riflettere, per cui a persone come noi che organizziamo questo tipo di eventi, ma anche all'amico Lucioli con il Comitato Atlantico Italiano, pone un'altra responsabilità: dialogare con le opinioni pubbliche e cercare di aiutare non solo i decisori politici a informare e a prendere le decisioni il più informate possibile, ma oltre a rapportarci con le opinioni pubbliche e far comprendere l'importanza di determinati temi come quello della sicurezza. A questo punto
se c'è qualche domanda da parte del pubblico. So che siete stanchi, se non ce ne sono va bene. Allora, visto che non ci sono domande, io vi ringrazio veramente tanto, ringrazio la senatrice Pucciarelli, il colonnello Impegno e l'amico Fabrizio Luccioli per quest'ultimo panel. A tutti voi grazie di aver resistito queste 7 ore abbondanti di convegno, spero che sia stato utile, abbiamo affrontato diciamo a 360 gradi tutto il mondo della difesa. Continueremo a farlo sicuramente anche nei prossimi eventi del Centro Studi Machiavelli, e insomma arrivederci a presto e grazie per la presenza, grazie a tutti.